In effetti, col senno di poi avrei dovuto girare i tacchi e tornare a casa, ma la rabbia era tanta di essere usciti e non ritrovare più le nostre biciclette. Eravamo in ferie a Sanremo e poi vederla sfrecciare davanti a me la mia bicicletta con sopra un magrebino. Io non ci ho pensato due volte, l'ho bloccato, lui ovviamente colto di sorpresa è scappato, certo avrebbe reagito in altro modo se si fosse, se avesse compreso. Quello invece che mi ha preoccupato di più era Vittorio, il mio fidanzato, perché quando siamo riusciti a recuperare la prima bicicletta, lui si è lanciato alla corsa e alla ricerca dell'altro magrebino. Anche lì la sorpresa e la fortuna hanno giocato dalla nostra parte. Una disavventura a lieto fine, quella vissuta in vacanza in Liguria dall'assessore regionale Elena Donazzane e dal fidanzato Vittorio, vittime del furto di entrambe le biciclette, poi ritrovate e recuperate in una notte dal prologo concitato, come raccontato quasi in tempo reale dalla stessa Donazzane, che ha pubblicato a caldo un post su Facebook dai toni piuttosto espliciti. E certo era l'una di notte, certo ero e sono molto molto arrabbiata e credo che capiti lo sfogo, quella è la mia pagina di Facebook, alle anime belle che si indignano, dico che se avessero avuto la certezza di chi aveva rubato in questo caso proprio bicicletta, avrebbero reagito nello stesso identico modo, certo poco elegante, ma altrettanto vero.